Alle pareti vedrete volti riconosciuti, conosciutissimi, vi sono vari personaggi italiani e internazionali, tutti noti, sotto gli denti vivi, attori, registi, stilisti, scrittori, poeti, tutte persone che Marontini ha incontrato nella sua professione di fotografo e di collaboratore di notissime riviste patinate, le più note in Italia e non solo italiane. Dagli anni 90, quindi anni 90 e qualcosa anche più indietro, fino a oggi, con tutti questi incontri importanti e significativi. Per alcuni sono incontri di vita, qui davanti, e così ho il piacere di ricordarlo, è l'incontro con Mario Argenti, che purtroppo è scomparso da poco, il decano non solo della pittura, anche della musica insieme. E aveva fatto una bellissima performance, di cui oggi, grazie a Valentini, resta appunto un documento veramente importante, oltre che particolarmente suggestivo nell'immagine. E poi un altro incontro molto importante, quello con Pietro Cascella, qui è dedicata tutta una sezione di immagini fotografiche, il grande scultore che Valentini ha conosciuto, ha frequentato e di cui è diventato amico. Suo e anche della moglie, tanto che in catalogo troverete una bella testimonianza appunto di questa notturna amicizia e di questa richiesta di Cascella delle foto di Claudio a ogni opera nuova, a ogni progetto nuovo, a ogni rivista che dovrà pubblicare. E poi insomma tante ambientazioni, tante situazioni italiane, francesi in cui Barottini si è trovato. Io non aggiungo altro se non il ringraziamento a lui per quello che ha fatto, perché è stato lui. Io credo che Barottini, l'ha detto bene Mazzarati, faccia parte di un'elite di fotografi capace di dotare le immagini di quella singolare aura per cui comunicano non soltanto doti tecniche, ma anche forniscono delle chiavi di lettura per cui ciò che si è fotografato, in questo caso dei ritratti, ma avrebbe fatto ugualmente se avesse fotografato nature morte, credo, o paesaggi, offrono sempre la sensazione della verità e non della finzione. Sosteneva Argan che la fotografia deve mirare non tanto a riprendere la realtà, ma apprendere la realtà, cioè possederla, penetrarla, per meglio interpretarla. Vero? Io credo che questa sintesi di abilità e di sensibilità che si consuma così nel magico scatto dell'attimo, dello scatto, sia un fatto che ha del miracoloso. Il ritratto, l'ho detto bene Marzia, è il tema privilegiato così da Barontini, sono fotografie che io ho definito vissute, no? Non improvvisate. Sono frutto di relazioni, sono i soggetti modelli. Barontini li ha collocati in una scena particolare, non di rado valorizzata da scenografie altrettanto interessanti e talvolta piene di glamour, piene di eleganza. Sono ritratti che hanno una chiarezza formale ineccepibile, propongono non soltanto i tratti fisici così delle varie celebrità, ma anche ovviamente si entra anche nella psicologia dei personaggi. E questo insieme, l'ho scritto bene nel suo testo Mazzarati, si è creato un archivio fotografico legato da uno straordinario feeling emotivo, credo che sia un'espressione molto appropriata. I rapporti di luce e di ombre, eccellenze zoomate su particolari fisici, ricordava queste mani in primo piano che loro vedranno dello scultore Pietro Cascella, anche io ricordo questa rasserenante posizione di Mario Monicelli. Concludo, le fotografie, diceva un tuo autorevole collega Ugo Muras, sono una presa di coscienza e non una semplice registrazione. Io credo che in queste fotografie ci sia la sapienza della tecnica, ma anche tanta sapienza del cuore. Sono requisiti, credo, e gli artisti devono sempre far trasparire nei loro lavori. Ecco, vi ringrazio. Dice Claudio che presenta la signora Cordelia von
Fontaine Steiner, se desidera avvicinarsi e vuol dirci qualche parola, con piacere. Allora, buonasera a tutti, arrivo in questo momento, quindi non ho visto ancora la mostra, però ho attentamente guardato il catalogo che mi è piaciuto moltissimo, penso che sono le stesse foto che troviamo più o meno qui sul catalogo. E quello che io ho trovato eccezionale in questo catalogo, che non sono soltanto dei ritratti di individui, di personalità, ma anche un ritratto d'epoca, ritratti d'ambiente, ritratti di una situazione umana. E questo io credo che, al di là del ritratto individuale, aggiunge qualche cosa sul nostro tempo, sulla nostra epoca, e certamente è anche interessante perché indaga molto nella personalità di ciascuno di queste persone. E devo dire che per noi, io avete già presentato, no, anche forse Pietro Cascella, sì, è stato ricordato, quindi io sono la moglie di Pietro Cascella, che purtroppo non c'è più, e Claudio è stato, come si può dire, anche di casa. Sì, noi siamo al Castello della Verrucola e Claudio in qualche modo insomma era dei nostri, quando c'era bisogno era sempre, diciamo che molte volte c'era anche bisogno per il lavoro, presentare un'opera, un bozzetto, e quindi noi, al di là, diciamo, della stima, della sua professionalità, è nata proprio una amicizia vera, che questa amicizia si è estesa anche a Claudia, sua moglie, e anche a Alice, che non vedo, ma c'è anche Alice, e quindi si è creato una, come si dice, una consuetudine molto, molto bella e molto piacevole, e sono contenta di vedere che in questa mostra c'è tanta gente, e vi auguro una buona visione. Grazie. Studio abilitare a Claudio Barontini e ai suoi libri. Thank you.